Quel che noi faremo oggi è un imbroglio bello e buono perché siamo donne. Quando il freddo comincia a circolare nelle nostre città, ormai grigio inverno, viene sempre di sfregarci le mani per avere una sensazione di calore. Pensiamo, per avere la sensazione di riscaldarci, di stare in un comodo, accogliente salottino riempito dal chiacchiericcio di persone qualunque, delle quali non ci importa nulla, ma con le quali berremmo una calda cioccolata. Si fa presto a dire cioccolata calda, ma la cosa che nominiamo nasconde in sé un'arte misteriosa, l'arte paziente del preparare. Sciogliere piccole quantità di cacao nel latte o nell'acqua bollente non è facile, facile non lo è affatto. Fra tutte le commedie da me sinora composte, starei per dire essere questa la più morale, la più utile, la più istruttiva. Ciò può sembrare un paradosso a chi soltanto si ferma a considerare il carattere della locandiera e dirà anzi non aver io dipinto altrove una donna più lusinghiera, più pericolosa di questa. Ma chi rifletterà al carattere e agli avvenimenti del cavaliere troverà un esempio vivissimo della presunzione avvilita e una scuola come fuggire ai pericoli per non soccombere alle cadute. E vi assicuro che come la cioccolata, facile non lo è affatto. Signore! Signori! Oh, ma vedo ancora dei tavoli liberi lì giù. Vogliate scusare il frastuono, ma qui ogni sera è la solita musica. E come? E le ragazze? Lei vuol sapere delle ragazze? Ma le ragazze sono al trucco. Oh, ma eccole! E allora, signore e signori, buon divertimento! Il mio denaro. Ma è chiaro che rispetto a voi sto su un piedistallo. Sono il marchese di Forlimpopoli. Ed io sono il conte d'Alba Fiorita. Sì, conte. Oh, 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 me la rido. Conte ha comprata. Io ho comprato la contea quando voi avete venduto il marchesato. Oh, basta. So chi sono e mi si deve portare rispetto. Voi non siete alla mia altezza. Oh, e su questo non ho nulla da obiettare. Mirandolina ha bisogno della mia protezione. Mirandolina ha bisogno di denari e non di protezione. Denari? Davvero avete detto denari? Non è che avete detto protezione, io ho capito denari. Beh, denari? Allora me ne mancano. Io spendo uno zecchino al giorno, signor Marchese, e lo regalo continuamente. E io spendo quel che fo, non lo dico. Venite qui, da buoni amici. Se Mirandolina dovesse un giorno maritarsi, beh, noi le daremo 300 scudi per uno. Oh, e momentaneamente ho solo 500 zecchini interi. Avete da cambiare? No, che peccato. La prego di mantenere un contegno, signore. Signore? Ma chi ti ha insegnato la creanza? Oh, mi perdoni. E ditemi, e come sta la padroncina? Sto bene, illustrissimo. È alzata da letto? Di buon'ora. E come alzata da letto? Fresca, soave, morbida, di lato, di testa, oh! Di petto, illustrissimo, si è alzata di petto. Asino! Perché, illustrissimo signore? Ma che cos'è questo illustrissimo? È il titolo che ho dato anche a quell'altro cavaliere. Fra lui e me vi è qualche differenza? Dice la verità, c'è differenza. Me ne accorgo nei conti. Dio la padrona che venga da me.
l'ho da parlare! Eccellenza, sì! Ho sbagliato questa volta? Va bene, lui illustrissimo, a me eccellenza! Sono 3 mesi che lo sai! Ma che miracolo! L'eccellentissimo signor Marchese Arsura mi sposerebbe. Eppure, se mi volesse sposare, sarebbe una piccola difficoltà. Non lo vorrei. Mi piace l'arrosto. E del fumo? Non so che farmene. Ah, se avessi sposati tutti quelli che hanno detto volermi. Quanti arrivano alla mia locanda, tutti di me si innamorano. Tutti mi fanno i cascamorti. E questo signor Marchese? Rustico, come un orso? Mi tratta sì bruscamente? Questo è il primo forestiere capitato alla mia locanda che non abbia avuto piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto s'abbiano a innamorare, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. È nemico delle donne? Le può vedere. Povero pazzo, non avrà ancora trovato quella che sappia fare. Ma la troverà, e come se la troverà. E chissà che non l'abbia già trovata. Con questi per l'appunto mi ci metto di picca. Quei che mi corrono dietro mi annoiano. La nobiltà non fa per me. La ricchezza, ma la ricchezza la stimo e non la stimo. Tutto il mio piacere sta nell'essere servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza. E questa è la debolezza di quasi tutte le donne. Signori e signore, brevi si parenti a seguire, che restino pure servite qui, illustrissime. Bene. Siete voi padrone o cameriera? Siete voi padrone o cameriere? Cameriere, ai comandi di Vostra Signoria Illustrissima. Oh, ci date le illustrissime! Bisognerà secondare il lazzo! Cameriere! Illustrissima, dite al vostro padrone che venga qui! Parlare con lui per il trattamento. Cameriere! Illustrissima, dite al padrone che venga lì, che bisogna parlare del trattamento. amica cara, ma l'avevo già detto io questo. Sì, ma ripeterlo va di moda ultimamente. Oh, la servo subito. Chi diamine saranno queste due signore così sole? All'aria e all'abito paiono dame. Se n'è andato al lavoro! Ci dà delle illustrissime! Ci ha creduto due dame! Bene, così ci tratterà meglio! Male, perché così ci farà pagare di più! In quanto ai conti dovrà vedersela con me! Occhio di bue! Mi facino! Occhio di bue! Sono degli anni assai che cammino il mondo. Io ho visto tutte le città del mondo. Ho battuto le piazze del mondo. Ho battuto tutte le strade delle capitali del mondo. Ho battuto tutti i marciapiedi, amica mia. Tutti i marciapiedi del mondo. Ma non vorrei che con questi titoli entrassimo in qualche impegno. Amica cara, ma come siete di poco spirito? Ma come?
due commedianti avvezze a far da baronesse, da principesse e da marchese avranno qualche difficoltà a sostenere un carattere sopra di una locanda. Sì, ma verranno i nostri compagni e ci faranno scoprire. No, 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 per oggi non possono venire. Sono senza un soldo e a piedi ci metterebbero 3 giorni. Oh, che bestialità, restare senza un soldo. Già è tanto che l'abbiamo fatta franca noi. Sì, però bisogna ammettere che questa recita con il cameriere non era male. Oh, beh, beh, sì, forse la parte prosaica. Ma se io non avessi fatto la mia coreografia, non avremmo fatto niente. La padrona Aurora sarà a servirle. Bene, 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 bene! E io vi supplico a comandarmi. Ho servito altre dame. Vi darò l'onore di servire con tutta l'attenzione anche le signorie loro illustrissime. Occorrendo, mi varrò di voi. Ortensia, queste parti le fa benissimo. Per certi ruoli è spiaccicata. E intanto vi supplico di favorirmi il loro riverito nome per la consegna. Ora viene il bello. Oh, 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 dada, oh, dada, oh, dada. Dada un pa, dada un pa. Ho da dare il mio nome? Noi locandieri siamo obbligati a dare il nome, il casato o la patria e la condizione di tutti i passeggeri che alloggiano qui. Amica mia, io ho speso tutti i titoli che mi venivano in mente per riuscire a campare tutta la settimana, mi rimangono solo i sottotitoli. Ma qualcuno darà anche il nome finto. Noi altri scriviamo il nome che ci dettano, non chiediamo di più. E allora scrivete, cameriere, scrivete. La principessa. No, 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 no. La faraona. No, la baronessa Ortensia del Poggio Palermitana. Ah, siciliana, sangue caldo. E lei illustrissima? E io? Eh? E io? Del Poggio l'hai già detto tu? Non so che dire. E via, contessa Deianira, dategli il vostro nome. Non so che dire, vi supplico. Ma non l'avete sentito? Deianira. Deia. Sì, ma per voi Deia. Ah, la contessa Deianira. E il cognome? Eh beh, certo, ci vuole anche il cognome. Avevamo un libro dei cognomi da usare all'occorrenza. Sì, eccolo, eccolo. Aspetta, aspetta, aspetta. Eccolo qui. Allora, vediamo un po'. Del sole lo abbiamo mai preso? Quest'anno no, non abbiamo mai andato al Maro. Ma no, del sole come cognome lo abbiamo mai preso? Lo abbiamo mai usato? Non mi pare. Ecco, allora, va bene. Scrivete, cameriere, scrivete. La contessina Deianira del sole romana. Romana? Ah, non occorre altro. Due dame oggi mance non ne mancheranno. Serva umilissima della signora baronessa. Contessa, a voi m'inchino. Quale fortuna mi offre la felicissima congiuntura di rassegnarvi il mio più profondo rispetto. Dalla fontana del vostro cuore scaturir non possono che torrenti. Aspetta, grazie. Ti prego, fammi rivedere i torrenti. Sono i torrenti? Sì. Come sei strelleriana? Signore mie, favoriscano in grazia. Siamo sole, non ci sente nessuno. Questa contea, questa baronia. Ma che vorreste voi dire? Dire? Osereste mettere in dubbio la nostra nobiltà? Oh, perdoni, baronessa, non si riscaldi, perché così farà ridere la signora contessina. Insomma, signore care, a che serve fingersi due dame se si è due pedine, eh? Non è vero? Ah, ma allora voi ci avete riconosciuto! Ma che brava commediante! Non è capace di sostenere un carattere! Ah, io fuori di scena non so fingere, infatti mi cacciano via da tutte le compagnie perché rido prima di dire la battuta. Bene, bene, bene.
Amo infinitamente le persone di spirito. Servitevi pure alla mia locanda, che siete padrone. Ma se dovessero capitarmi persone di rango, mi raccomando, lasciate la camera e vi darò io dei camerini assai comodi. È permesso, si può entrare? Adesso lasciatemi recitare un pochino. Concesso, ma con parsimonia. Ereme è padrona. Servo di lor signore. Serva umilissima! La riverisco devotamente! Sono forestiere. Eccellenza, sì. Sono venute ad onorare la mia locanda. Oh, eccellenza! Chiapperi! Qui ci vuole un inchino goldoniano! Sarà un alto carico! Direi solo una carica. Te lo lascio, è tutto tuo. E chi sono queste signore? E chi sono queste signore? E chi la baronessa? La baronessa. Ortensia del Poggio. Del Poggio. E la contessa. E la contessa. Deianira del Sole. Deianira del Sole. Ah, compitissime dame. E voi chi siete? Io. Io sono il marchese di Forlimpopoli e mi meraviglio che non mi conosciate, perché sto su piedistallo. Sta su un piedistallo? Lo sanno tutti. La locandiera è Beatrice di me. Godo avere l'onore di fare la conoscenza di un cavaliere così compito. Se vi dovesse servire, comandate. Occorrendo, mi varrò di voi. Anche voi, contessina, fate capitale di me. Oh, potrò ben chiamarmi felice se avrò l'alto onore di annoverarmi nel ruolo delle sue umilissime serve. Mamma mia, non lo so nemmeno io come mi è venuta questa battuta. Ma che ha detto? Una battuta da commedia? Il titolo di contessa le ha dato alla testa. Sì. Oh, madame, il marchese di Forlimpopoli aveva un regalo. Un cadeau per mia cannolina! E voilà le fazzolette! Che bel fazzoletto, signor marchese! Ah, che ne dite? È bello! E sono di buon gusto io! Certamente sta su un piedistallo! E ne avete più veduti di cose belle? Superbo! Non ho veduto il compagno! Oh, questo viene da Londra! Londrese, bello! Ah, sono di buon gusto io! Oh, ma certo, lei è un buon gustevole! E mi impegno che il conte non sa spendere e getta via il denaro e non compra mai una galanteria di buon gusto! Il signor marchese conosce, distingue, sa, vede, intende! Bisogna piegarlo bene, già non si guasti! E questa sorta di roba va custodita con attenzione! Vuole che lo faccia mettere nella sua camera? No! Nella vostra! Ma perché? Perché nella mia? Perché? Ve lo dono! Ma io... Tant'è! Ve lo dono! Non ne sarei degna? Noi sì! Noi siamo degne! Noi siamo... Non mi fate andare in collera! Non lo fate andare in collera! In quanto a questo, il signor marchese lo sa bene. Io non voglio disgustar nessuno. A ciò non vada in collera... Prenderollo! Brava! Che bellazzo! E poi dicono delle commediane! Io cercavo di voi. Ma io ero qui con queste dame. Oh, veramente, io sono di ritorno. Questo deve essere il conte. Ah, non mi pare, i conti non ritornano. Osservate questo piccolo gioiello di diamanti. Bello assai. È compagno degli orecchini che vi ho donato. Oh sì, ma è ancora più bello. Ed io ve lo dono. Non mi fate male creanza rifiutandolo. Delle male creanze non ne faccio mai. Per non disgustare il signor conte, indosserollo. E così, care le mie damine, sarò a pranzo con voi. E quest'altro signore chi è? Sono il conte di Alba Fiorita. Chiapperi! Io li conosco, una famiglia molto illustre, i Rosa Fiorota! Chiapperi!
di da Carmen di Bisex. Oh, io adoro la Carmen Bisex. Si trattiene molto? E credo di sì. Ma no, signore mie, sarete stanche e volete che vi serva nelle vostre camere? Obbligatissima. E di che nazione siete, signor Conte? Napolitano. Oh, e allora siamo coetanei? Io sono palermitana. Ah, ma allora siamo indigeni? Io sono romana e mi piace tanto il babà. Mi servirà, signore? Siete soli? Non avete uomini? Le signore sono con me e non hanno bisogno di voi. Siamo sole! E poi vi spiegheremo il perché. Mirandolino? Sì, signore. Fate preparare nella mia camera per tre. Vi degnerete di favorirmi? Oh, sì! Riceveremo le vostre finezze e magari potremo andare a teatro a vedere una splendida Giselle! O magari uno splendido Lago dei Cigni di Siviglia! Oh, la mia amica si è sbagliata, voleva dire il barbiere di Siviglia, ma ci andremo domani a teatro, vero signor Conte? Ma domani è lunedì? Ah, è vero! Il lunedì i barbieri a Siviglia sono chiusi! No, signora! Il lunedì sono chiusi i teatri! Ma allora i barbieri sono aperti! Mm. Ma io sono stato invitato da queste due dame per primo! E se sono padrone di servirsi come comandano? Ma nel mio tavolo in più di tre non ci si sta! Andiamo! Andiamo, signor Conte! Il signor Marchese ci favorirà un'altra volta! Signor Marchese! Mi raccomando, trovi quel fazzoletto lontrino! Anch'io desiderio di sentirmi una lontra! Conte! Voi me la pagherete! Il conte, con tutte le sue ricchezze, con tutti i suoi regali, non arriverà mai ad innamorarti e molto meno lo farà il marchese con la sua ridicola protezione. Se dovessi attaccarti ad uno di questi due, certamente con quello che spende di più. Ma non ti preme né dell'uno né dell'altro. Sei in impegno di innamorare il cavaliere di Ripafratta. Il conte e il marchese, frattanto, con quelle due si vanno trattenendo e ti lasceranno in pace. Così potrai tuo bell'agio trattar col cavaliere. Possibile che ei non ceda? Quello che possa resistere ad una donna quando le dà tempo di poter far uso dell'arte sua. Chi fugge non può temere d'essere vinto. Ma chi si ferma, chi ascolta e se ne compiace, deve a suo dispetto, presto o tardi, cadere. Mio caro amico, è necessario il vostro ritorno in patria. Il conte Manna è... Ma guarda quel pinguino innamorato, col colletto duro e con il petto inamidato, va passeggiando per il car con un'aria molto chic, molleggiando dolcemente il fra. Sotto il chiar di luna va a cantar la serenata, dove fa la nanna la pinguina innamorata. Oh, bella figlia dell'amor, schiavo
sono dei pezzi tuoi, sono tutto tuo se tu mi vuoi. Ma il papà della pinguina esce con la scopa in mano, lascia star la mia bambina. Via di qua, allontana disperato. Poi nella notte so di un crick sopra il parco che ha fatto crack, è sparato il bel pinguino in frangente. E va! Perché la locandiera e perché questo tipo d'allestimento? Perché la locandiera? Perché Goldoni ha scritto La locandiera ed è diventato questo testo è diventato un manifesto della rivoluzione goldoniana, cioè dello smascheramento. E insomma, in qualche modo ci è piaciuto giocare anche a noi con una piccola rivoluzione. Per cui abbiamo completamente rivoluzionato il testo. Abbiamo preso il grande omaggio che Carlo Goldoni fa alla donna, in questo caso alla grande Mirandolina, che è un ruolo, tra virgolette, da capocomico, forse per la prima volta nella commedia italiana. E abbiamo voluto fare questo omaggio, per cui noi vi presentiamo una messa in scena di 8 donne e di 7 donne che tormentano un uomo, il famoso cavaliere di Lipafratta. La cosa particolare è che le donne recitano la parte dell'uomo, ma assumendone soltanto gli atteggiamenti, ma non gli abiti. E poi c'è tanta musica. Il testo di Goldoni ci è servito come mezzo di trasporto, quasi come una macchina del tempo, un ritorno al futuro del testo di Goldoni, per cui Goldoni ha viaggiato ed è entrato in questo night anni 30, anni 40, e ci è piaciuto insomma fare questo esperimento. E alla fine, come sempre accade con i grandi autori come Goldoni, Molière, Shakespeare, eccetera eccetera, li puoi tagliare, li puoi adattare, ma hanno sempre una enorme, grandissima dignità teatrale. Questo spettacolo, un cast importante, tutte donne più un uomo, ma in realtà non è esattamente così, Gennaro Monti. No, non è esattamente così, anche se devo ammettere che gran parte dei ruoli importanti in questo cast sono affidati alle donne. Partirei dai movimenti coreografici, che sono affidati a Giovanna Nicodemo. La scenografia è stata affidata a Francesca Garofalo, l'aiuto scenografia è Federica Gabrielli, il settore tecnico ad Alessandro Nicolosi, che in locandina ho messo Alessandra Nicolosi per non farlo sentire l'unico uomo nel settore tecnico. Poi ci sono alle chitarre Ugo Crisci e Cristian Nevola, alla batteria Marco Gianzante. E le attrici sul palco sono Giberta Crispino, Franca Lumachi, Stefanella Marrama, Roberta De Roberto, Giovanna Nicodemo, Claudia Scarpa e Claudia Razzi. Ed infine anche io. La produzione artistica è affidata a Teo Bellia e a Magma Lab. Certo. In questo spettacolo chi interpreti esattamente? Io interpreto Carlo Goldoni. È un po' strano perché era un uomo e io sono una donna, però il nostro regista Gennaro Monti, molto bravo, ha saputo dare un colore diverso alla solita locandiera. Io in un'altra locandiera di tanti anni fa facevo una delle comiche, adesso faccio Carlo Goldoni. Questa Mirandolina è un'emozione nuova per Claudia Razzi. Beh, sì, perché come
Come tu sai, è la prima volta che io faccio un'esperienza di palcoscenico. E sì, quindi la differenza tra tanti anni di uso della voce e tanto poco tempo di uso di tutta Claudia Razzi. È un'esperienza meravigliosa. All'inizio ero preoccupata perché, appunto, avendo sempre fatto soltanto doppiaggio, per me tutta la parte, diciamo, quella iniziale della lavorazione, che era leggere il copione tutti insieme, era un gioco, una passeggiata, anzi anche un po' all'inizio noioso. Poi, quando sono salita sul palcoscenico per la prima volta e ho dovuto usare il mio corpo, è stato all'inizio abbastanza difficile. Cioè, all'inizio mi sono sentita, mi ha veramente aiutato moltissimo il regista Gennaro Monti, molto bravo. E poi ho preso possesso del palcoscenico e adesso vado come un treno. Un cast quasi tutto al femminile, una Stefanella Marrama dirompente in questo spettacolo. Chi sei? Dunque, sono Ortensia, una delle comiche, quindi già la parola in sé dice quello che andrò a fare. È un personaggio divertentissimo, insieme a Gilberta Crispino siamo due matte, proprio. E fra i vari personaggi interpretati nella mia lunga carriera teatrale, devo dire che questo è uno dei più divertenti. Mi è piaciuto moltissimo farlo e devo anche dire che erano 22 anni che non riprendevo a far teatro. Ho ripreso l'anno scorso sempre con Gennaro Monti e mi sono trovata, ma no, bene, stra bene. Abbiamo ripetuto l'esperienza ed erano appunto 22 anni che non rifacevo teatro perché avevo smesso, avevo fatto doppiaggio e mi ero fermata.